Round one. Fight. Ocelot. Questa la salvo, ok, basta. Questa... Beh, tu Giuseppe che personaggio usi? Claudio. Che personaggi usi? Wow, yeah. Io solo Warang, Eddie e Lars. Fang con calma, sto cercando di imparare ancora a usarlo. Ma Fang in realtà lo uso, cioè lo usicchio, so usarlo appena appena, non sono proprio bravino. Warang me la cavicchio. Bisogna vedere innanzitutto come giochi, perché conosciamo, te ho citato già. Io sono tantissimo aggressivo, io le parate le lascio quasi da parte solitamente, perché io punto sempre sull'attacco costante. Anche se so che effettivamente bisognerebbe anche parare ogni tanto. Eh sì, perché se no sono cazzi. T'ho detto. Eppure per dirti, parare non mi viene così spontaneo. Ok, sono entrato nella lobby. Ah, oh, ok. Lol. Io, fammelo fare una io contro Beppe. Vai, vai. Dai, Corea-Cina. Sì, Corea-Cina. Oh, la dice anche la mia informazione giocatore. Vacci piano. L'ho scaricato oggi. Eccolo lì che mi ha messo il muro. Basta, non mi muovo altro. Da qua. Distrutto. Lo sapevo io. Ok.
E il primo turno è andato via velocemente. Sì, sì, è andato via velocissimo. Personaggi di Mortal Kombat. Chi? Ma chi? No, ci assomiglia però, sembra un ninja di Mortal Kombat. Guarda, almeno alzarmi o adesso mi ricordo perché lo odio. No, no, stavo attaccando. Però non c'è niente da fare. Sì, ma devi anche tenere conto che tu sei ancora all'inizio, devi ancora rinfrescare un po' la memoria e non solo, aggiornarti. Anche sì, perché... almeno una, Dio, che me la dovevo portare a casa. Vabbè, bravo, dai. Che qua contro lei, contro lei qua non ce la posso fare mai nella vita. Cioè, veramente, Dio Can, veramente, Dio Bon. Voglio la rivincita con Eddie, però, Dio Can, voglio vedere se ce la faccio con Eddie. Questo non si discute. Che cazzo è quello? No, Devil G. Sì, Devil Jean, però è l'avatar di del film, quello in 3D, in CGI. Sì, ma guarda le statistiche di Okada del Beppe, è tutto adio, ma... Sei un mostro, fai cagare. Beh, cioè, più o meno. Ma lui... Vabbè, posso... poi c'è per da calcolare anche da quanto ci stai giocando, poi. Ma lui ci gioca da più tempo di me, però a Tekken lui mi sembra che sia sempre stato infugnatissimo. Molto più di me. No, io perché ho sempre avuto quel problema che no, cioè, magari non avendo nessuno con cui giocare mi annoiavo abbastanza in fretta. Magari mi portavo a Termini nell'arcade giusto per vedermi il finale di quei due o tre personaggi che mi interessavano. Io ecco per quel, sul 3, ecco per quel motivo mi ricordo io è stato giocavo... difficile fare quello di coso sul 3. Quale? Quella di Xiao Yu, perché io non ho mai usato le donne, io le ho sempre scartate, non le ho mai usate perché le ho sempre reputate scarse, tra virgolette. Come? Ah, ok. Cambio pad, intanto gli ha dato una stecca. Aspetta, Manu, fermo. Con quei laser del cazzo, Dio. Cioè, Jin contro Devil Jin, ma non si può vedere, sì. Fa ridere. Fa abbastanza ridere, ma di suo. Chi sei? Sono te, ma brutto. No, sono te, ma invelenato, Dio, che fino alla morte. Che poi non mi ricordo più com'era che Jin diventava Devil Jin. Sì. Chi sarebbe? Kazuya. Ah. Sì, ma con quella maschera orribile in faccia non si può vedere. Sì, in effetti non si può vedere, dai. Ma questa qua non è la canzone di... È la canzone di Final Fantasy XV, Dio Can. Sì. È a Galdin Quay. Guardali. Ma sono loro, c'è anche il Chocobo. LOL. Ma è la cosa, Dio, che è l'armeria, è il garage della tipa, eccolo là, Sid, sì, infatti. È il garage di Sid, di Final Fantasy XV. Della tipa con le tettone giganti, Dio, ma... Okay. Sid, Dio, sì. Mamma mia, lei, Dio, che quando comincia l'ingaggio, Dio, che... Guarda con che... Cioè... Beppe, quanto ci hai messo a imparare le combo di lei? Giusto per curiosità. Cosa? Beh, complimenti, sei proprio un mostro. Lo sguardo di Gladio, braccia concerte, compiaciuto. Penso che tu sia uno dei pochi che conosco che sa usare lei così bene. No, ma di quelli che conosco io, dico. Cioè, sei uno dei pochi che conosco che sa usare lei bene abbastanza così. Guarda che roba, Dio. Eccolo là. Ha fatto la c'è ultra. Ancora quell'attacco lì, c'è ancora. Che cazzo è? Attenzione, Caffi. La riprende una almeno.
Lord Gladio. Attenzione, la remontata qui. Final round. Attenzione. Quando te incantona Lidio, che è finita. No. L1. Ah, per vedere le combo che hanno fatto il danno. Che cazzo è successo? No, allora, quando tu stai sferrando un colpo, il tuo avversario ha un punto vita, attiva la rage art. Se però arriva prima il tuo colpo e non resiste e muore. Io ho detto a Manu, Manu pecca perché usa tanti pugni. No, ma con Manu bisogna fare un bel ripassino. Sì. Di storia dell'arte. Di storia, no, dei cartoni. Delle cartonate. No, questo è molto counter hit. Molto armored già. Ecco, è il primo round, me le sono già pigliate in meno di 10 secondi. Se evitiamo di finire di spammare quella cazzo di mossa, beh, non mi ricordo più come si chiude quella mossa lì. Come si chiude quel rubinetto? Non mi ricordavo più come si chiudeva quella combo lì. C'è un modo, ma non mi ricordo. Alle sagra. Vedi, io pecco tanto perché non paro. Io pecco tantissimo perché non paro. E lui mi apre il culo in due. Io non gli faccio una Eva, dirke. Non ci credo, dirke. Vabbè. Ok. Ha provato a fare la rage art. Ho provato, sì, ma non ce l'ho fatta. Vabbè. Leroy Smith, il Genki. Mi è venuto in mente anche a me quello subito. No, ma anche a me è un meme mostruoso. Leroy Smith. Che poi che cos'è il gioco che era? World of Warcraft. Praticamente stavano spiegando. Arriva questo che stava lagando. Leroy. Praticamente stanno organizzando su come devono affrontare quella missione lì. Perché in quella stanza erano pieni di draghetti. Questo. E uova di drago che ne spammano all'infinito. Dici, e mo come l'uomo cazzo di legno, mo come ne usciamo? E allora, dopo il tempo di organizzarsi, un po' uno di questi, tempo scaduto, andiamo, Leroy Jenkins, tutti zitti, parte, che cazzo sta dicendo? Sono poi uno tutto. E poi lo vedono partire, radio, che realizzano che sono fottuti, e infatti sono fottuti tutti dopo. E poi danno tutta la colpa a Jenkins perché quello è partito subito. Sì, che dopo da quello che ho capito, tipo alcuni l'hanno beccato in gioco, gli hanno chiesto cosa era successo. Cosa cazzo è quella cosa blu? Cos'era quella cosa blu? È la Red Drive. Ah, ok, non ha. Ah, okay, già quello che no, t'avevo già detto forte, che cioè, la Rage. Ma questo personaggio qua si prende col DLC. Sì, della season 3. Ma c'è un bundle dove posso comprarli tipo tutti insieme? La season 3. No, allora tutti insieme. E ancora no, non c'è. Diciamo che dovresti comprarti i bundle separati, ovvero season 1 e 2 e 3. E quanto mi costano più o meno? A 12. No, ripeto. Ripeto, e salvo. Quello di questo personaggio qua in che season è? Costa 25 euro. Frega cazzi di quanto costa, però c'è il personaggio che fa Wing Chun. Cioè, io ho guardato tutti i film di Ip Man, cazzo, e ha di... Cazzo, esce il film di Ip Man, dio cane!
Dio porco, non sono andato a vederlo, Dio merda. Mi ero ripromesso il Cristo di andare a vederlo quel film. No, cazzo, devo recuperarlo assolutamente. Li ho visti tutti, tutti quanti li ho visti, non ne ho saltato neanche me. Guardali anche gli altri, Cuffy, se riesci, perché meritano un tot, Dio. Quello che mi è piaciuto di meno, per assurdo, però, è quello dove lui non è interpretato da Donnie Yen. È lui, quello l'ultimo, quello vecchio, quando combatte contro il tipo del drago sotto l'acqua, che comunque è figo quello, cazzo, mi è piaciuto proprio un sacco. Combattimento sotto la pioggia, Dio, che è costante, estrema, Dio, che gli dà un sesto. E basta, però no, gli altri li ha fatti tutti lui. È l'unico quello lì, mi sa, che non ha... Che non c'è Donnie Yen che fa Ip Man. Perché nel primo affronta il generale quello giapponese. Ai passetti. Il generale Miura. Che cavolo. Quando arriva su... Poi, divisionalmente... Allora, gli attacchi che capire. Sono... Aspetta un attimo, aspetta un secondo. Ah, ok, c'è ancora questa mossa qua, perfetto, ma... In Devil. Ma come cazzo faccio? Aspetta, indietro su, insieme, un quadrato triangolo. No. Perché no? Indietro su. Non va. Ah, ecco. Ah, pure, i raggi laser, perché. Perché Kazuya io non l'ho mai usato in questa versione Devil. Cioè, per me è nuovo, Devil Kazuya è nuovo per me. E niente, non para. Sì, il problema è che Devil Kazuya per 3 secondi. Oddio, sono riuscito a agganciarlo tutto, non ci credo. Ale. La volta è entrata, però. No. No! Affanculo! Vero? Ecco, quell'attacco che hai fatto prima, che hai sbattuto in aria, potevi continuare con un altro tipo di attacco. Ma perché non mi ricordo bene le combo di Feng, Dio, che... Perché mi ricordo che c'aveva un calcio che, Dio, che era utile quando era per terra, però non mi ricordo come cazzo si fa. Io no. Non ci credo. Vabbè, ho vinto con la presa, sì, è fatto la capriola da un'altra parte. Niente, non mi ricordo quel calcio là come cazzo si fa, Dio. Lo so. Sì, ci sono degli attacchi medi che sono
anche se con l'avversario a terra, ma che sta per rialzarsi, può colpire lo stesso. Tocca di contro il Beppe, tocca prendermele adesso. Bellissima entrata subito, Diokan questa, finalmente. No, Diokan. Eccolo lì. Adesso che mi aggancia così non mi muovo altro. Orco Dio! Ehi lì, Diokan, un attimo. No. No, no! Non ci credo che mi ha pigliato Diokane, dai, vaffanculo, dio merda. Giuseppe, ti odio, Diokane. L'appoggio leggero. Minchia, mi sa adesso. La zappo sui piedi le ha dato come. Eccolo lì che si aggancia con quella combo lì che non mi ricordo mai come si chiude. Gemma, adesso che comincio a rientrare un attimo di Hokkaido in carreggiata con il boss qua. Cazzo, salvo. È un attimo che mi devo riprendere però contro Beppe, non vedo speranza adesso che mi ha incantonato di Hokkaido. Devi parare, Dio Ebete. Questa la devi prendere, Dio Boia. Che fica però quella di Eddie, cazzo. Calcola che dovevo ancora vederla, vero? No, non ci credo. No, no, no! Vaffanculo, Dio che. Vabbè. Rovinatissimo di E no, perché il spugni. problema è di andare troppo aggressivi quando poi l'avversario arriva con la Rage Art attiva e la sfrutta. Guarda, guarda, che non mi lascia neanche il tempo di alzarmi, Dio che. Guardalo, guardalo. Non ci credo. Non ci credo, Dioka. Eccolo lì. Dai, dai, ce la stai per fare. Ma Dioka non mi lascia, non mi lascia il tempo di alzarmi, non mi lascia il tempo. Lo sa, lo conosce bene Eddie, lo sa bene che se mi alzo è finita, Dioka. Lo sa bene, Dioka. Bello però questa, Beppe, Dioka. Bello, questa qua mi è piaciuta proprio tanto, Dio. Willy Wonka, come Willy Wonka, Dio. Ah sì, ma come? Dioka, ma che vestiti gli hai messo, Caffi, a sto Dragunov? Cioè, prima Joker, adesso anche Willy Wonka. Io okay. Dragunov mena ma a manego. Allora sono io che ho sempre trovato gente che non era in grado di usarlo, perché io li ho sempre pestati tutti quelli con Dragunov. Dio boia, Caffi, Dio boia, Dio boia! Dio boish! Caffi, docet qui, Dio. Ah, ok. Mi lagga pure. No, no, lo so, lo so. Giuseppe, cosa sta succedendo? Te le stai prendendo da Caffi?